Pomeriggio ragazzi e benvenuti in Radio Senza Anima. Allora, grazie a tutti i nuovi iscritti di sempre. Oggi video molto particolare perché spero di strapparvi una risata. Allora, io ultimamente cosa ho fatto? Ho preso a destra e a manca nei vari social dei messaggi vocali WhatsApp, ok, molto divertenti. E adesso ve li faccio ascoltare. Perciò non sentirete più la mia voce, ma sentirete i vari messaggi che ho tirato giù. Alla fine del video lasciate un like se questo video vi è piaciuto e mi raccomando lasciate un commento per dirmi qual è stato il vostro preferito e quale vi ha fatto più ridere, ok? Ricordatevi che la risata allunga la vita, ridete, ridete, ridete sempre. Vi lascio ai messaggi vocali tra 3, 2, 1. Fabio, per cortesia, vedi di fare il possibile, eventualmente allungati a San Giorgio, a Piazza Municipio, quello li fa i biglietti del Napoli. Tanto sono distinti, sono 20.000 persone, se sta ancora udirne, capito? Fammi su piacere, perché mo, capito, vanno mandati i documenti, questi poi non c'è se, non c'è se, non c'è se, o cazzo caccia cagato. Sono gli ultimi, per cortesia, saranno, non c'è non ce ne saranno. A già fallo copedì, ciao. Stanno l'80% sono ok a papà, se non ci sei mai stato, babbo c'è stato in questi due posti che dice mamma, stanno solo ok, l'80% sono ok, sai capate te o pofo là, non sai come cazzo si chiama, che ci fai gay a papà. No, Lucia, è vero, sei tranquilla che è una cosa vera, perché io lo so, stavo nel corridoio che mi stavo mettendo le scarpe, mi sono un po' così cioè, ondulata, e poi mi sono da un lato e l'altra. Cioè, cazzo, ma siccome il palazzo di fronte a casa mia stanno costruendo il palazzo, ho detto io, ma capisci cosa faccio? Hanno fatto con la, sai, la, come si dice, la La triletta, con trivella. la trivella, ma... Ci sono sapendo in testa voi con Domenico, è stata bella forte. Pure io ho tremuato tutto tutto. Sì, Rossella, a me stava volando il gabinetto. Stavo seduta lì sulla tazza. E il terremoto. Ho detto che brutta morte che dovevo fare. No, sinceramente mamma mi ha chiamato qua a lungo e ha detto, oh, si sente che tremo. Ho detto, no. Madò, come ne ha mia c'è? Sono stato 6 mesi. Oh, no, mamma. Io stavo facendo colazione a quello. Maria! E tu lo sentite la scuola? La scossa del terremoto? Ma che brutto! Con le pianelle sono scesa giù, veloce, come un razzo, con le pianelle giù! Che paura, è stato forte, 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 forte! Ma usse che fa Fabri mangi comunque bevi assai, fatti un sacco di sino di disidrata, di si comunque vivo tutte, di si stratri tratto, come si dice. Valeria, ma infatti io perciò ti ho detto, siamo 26 di noi, ognuno ha un pensiero. Oh, ben venga, il mondo è bello per chi ha variato. Vabbè, comunque, bando alle chiacchiere, sono d'accordissima con te, d'accordissimo con te in tutto quello che hai detto. Ripeto, io non so se mia figlia mangerà, io pagherò le 15. Ragazze, buonasera. Vi volevo dire una cosa. Io tenevo a mia nonna, no? Praticamente quando ci facevano mali calli, lei diceva subito che poi veniva il male tempo, perché ci faceva mali calli e doveva piovere. E che doveva pioveva. Poi io penso che ho avuto pure io questa eredità, però un fatto particolare, perché a me ieri mi facevano male i calli, mi bruciavano proprio un fuoco. E dicetti però non piove, come mai non mi fanno male i calli, come diceva nonno. E invece poi ragazzi, ieri sera poi è venuto il terremoto, io poi la seconda l'ho sentita. Ma che cosa ho capito? Ho collegato tutto quanto, che io ho avuto l'eredità della nonna, però poi non per quando il tempo non è buono, ma secondo me quando viene il terremoto, mo vi volevo avvisare che io bene bene non sto, un poco di bruciore ce l'ho, e allora voglio mettere a disposizione dell'umanità proprio
questi miei galli, no? Per tutti quanti. E voglio avvisare, io spero di non tanto, però è meglio che stiamo un po' attenti, così uno può scansare, insomma, qualche pericolo. Va bene? Grazie, buonasera. Ciao. Buongiorno a tutte le mamme di WhatsApp e della nostra comitiva. Io sono la mamma di Natascia e Sharon. Volevo dire, volevo fare una avvisaglia. Oggi mi sono andata a prendere le bambine a scuola, si mi da casa a San Bresso, che i creatori venivano a mangiare, e vedevo che si adattavano sempre in testa, in testa, in testa, su chi l'avrei, un maronna mi faccio trovare, ci trovate, e capo del creatore che ne brucchi. Forse santa, città, ma con me, tengo figli brutti, ma come lo faccio, come lo faccio? Io sono andata a Napoli, così sono chiusa la farmacia e ho giubilato della pomata, no, della polvere veramente, e ce l'ha già messa in capo. Ma i creatori tenne in scuola, parlano due suore, poveri creatori. Io volevo dire una cosa, io voi sapete, sono una pulitona, casa mia è pulita, e in terra si può mangiare, voi se venite a casa mia potete mangiare pure in terra come fu cane mio. Però ci stanno le figlie vostre, che io tengo due figlie sensitive, e che adoro subito si pigliano collera. Non dicessero vicino ai figli miei, purchio, che quelle vostre dispiacciono e non vanno più a scuola. Io ci tengo assai a questa cosa, perciò io mi faccio avvisare. Se i figli vostri tengono i brucchi in capo, controllate, è probabile pure che l'hanno miscato loro i figli miei. E no che i figli mi hanno miscato i figli vostri. Perciò controllate bene, io sono stata precisa che vi ho avvisata. Dopo non dite che io non vi ho avvisato, però i figli miei sono sicuri che i brucchi non l'hanno buttato loro. Perché io sono una pulitona, ok? Amiche mie, comunque voglio sempre bene, voi se volete venire a prendere un caffè, potete venire, che tanto il creatore tenne scollo in fronte. Io posso a sera sprucchio, verso sera, quindi rimane e faccio venire a scollo. Quindi se volete venire, ci fatto pure un dolcino, ci vediamo un po' di caffè, un po' di dolcino insieme, parliamo un po' del meno, del più, del per, come volete voi, vabbè? Voglio bene assai e vi abbraccio. Buonasera, per la mamma di Samuele, vostro figlio c'ha i dinosauri di mio figlio, vi prego di portarli a scuola domani, ok? E una volta cucciarini, e una volta porta per sé, ma che hai fatto, soggetto figlio vostro figlio? E chiama Brea? Ma me che lo creatore che ha perso i dinosauri, mi ripo che io ci guardate pure in due zainette, un figlio mio ci sta solo in due zainette, ci sta solo una scimmia e un ipopotamo. Perciò dei dinosauri non ce ne stanno, perciò prima di accusare, guardasse buono, un figlio l'avrà perso in due purmandine, perché fa se vuoi scemo in due purmandine, che ha sfruttato tutto quanto e saranno caduto là dentro i dinosauri. Prima di accusare, guardasse buono. Signora, sono la mamma di Samuele. Comunque prima cosa sono cose creature e vi vado a mettere miezzo, se l'hanno a spicciare solo loro. E poi ne tengo questi dinosauri a casa, che credessero che tengo zoo a casa mia, animali non ne tengo. Oh, no, se esce l'uno, se esce due, se è strato l'otto. Cioè, no, se esce due, se è strato. Ma sai che fa, Fabri, mangi comunque bivo assai, fatto un sacco di... Se no, disidrata, disidrata, comunque, vivo tutte. Ti disidrata, ritratto, come si dice. E mo mu fa un bestialina da volta, e mo mu fa ferti a cervella mille da volta, e già it pure si poteva evitare i commenti per non fa questione da volta, e mo mi fai partire un gric in due cervelli da volta con una bestia, e mi fai fare come fai a picciolo cervello da volta, no? Che mi fai in fibrillazione da volta, e mi fai sagliare calorie a temperatura in corpo, no? Mannaggia Gesuale che lo porca bastardo, no? Allora te lo dico di nuovo, no? I scemi siamo noi. Perché ormai a noi ci hanno fatto come scarica barilla. Qualsiasi problema alla scuola alla sera nostra. Qualsiasi problema a scuola nostra. Qualsiasi a scuola nostra. Ormai siamo fatti come scarica barilla. È logico. Chi lo hanno fatto ai chi medi e noi ci stiamo andando per sotto. E capite un poco? Buongiorno signore, sono Maria Livia, la mamma di Luca.
mio figlio mi ha raccontato il motivo per cui si è appiccicato la gente a classe e mi ha detto che praticamente vostro figlio non ci ha voluto passare il compito. Allora, visto che queste sono situazioni spiacevoli, a me non mi fanno piacere, però io faccio dire una cosa che occorre, perché io ci credo a questo fatto. Noi siamo una famiglia molto credente, noi andiamo alla chiesa tutte le domeniche, leggiamo la Bibbia e leggiamo i libri. Allora, visto che pure Gesù diceva bisogna aiutare il prossimo, in questo caso il prossimo era mio figlio, allora voi andate a dire a vostro figlio che il prossimo si aiuta. E se il prossimo è mio figlio, deve aiutare a mio figlio, quindi il compito ce lo deve passare. Perché? Perché la Chiesa lo dice che se non aiuti il prossimo, poi vai all'inverno. Allora, visto che vostro figlio ha fatto l'uomo e merda con mio figlio, allora si ha meritato il buffo. Pure Gesù ci ha ristorato. E poi di chi che paga la Chiesa la domenica? Infatti, a voi mangio, vai visto. Allora, se vogliamo mettere a posto le cose, dovete dire a vostro figlio che sta da imparare. Non si fanno sti cose. Che se sono cattiveri, che le va all'inverno a roba. Allora, papà, pigliate voi questa responsabilità all'inverno ai vostri figli. Allora, insegnate a Angelo come si campa, che sta d'aiuto il prossimo. Va bene, credo che sia stato tutto chiaro, che sia stato tutto chiarito. Va bene? Un saluto. No, maestra, guardate che io ci ho fatto la pizzetta e l'hot dog. Il panino non ce l'ho fatto, però deve mangiare la pizzetta e l'hot dog che ha nella cartella. Poi se ci sono, se l'ha mangiata alla colazione... non fa niente, perché io ce l'ho fatto per il pranzo e la pizzetta e l'hot dog. Ragazzi, per me si potrebbe fare anche la bracciata, per dire, no? Però mi rendo conto che gli uomini non si metteranno mai a fare la bracciata. Scusate un attimo. Buongiorno, sono Assunta, la mamma della ragazza si deve fare 3 chilogrammi. Dimmi una cosa, ma si deve fare l'isolanza o a maniera o si deve fare l'elettrocardiogramma? Poi domani l'appuntamento, mia figlia dice che è mezzogiorno. Tu non mi dissi che era alle 8:30, no, meno di... Buongiorno, io sono Razzo, parrucchiere, con tutto cuore. All'isonanza magnetica non è cosa mia, neanche non c'è quella caracaraframma. Eventualmente, se volete, ma posso fare una bella messa in piega. Mi senti? Senti, allora ti volevo dire che mo che vieni, no, ti raccomando... non ti scordare ovviamente di mettermi a posto i panni, poi me li stendi. E senti un'altra cosa, poi ti ho preparato pure da mangiare per te e per Rosaria. E c'è scorsa tuo cazzo! Stai vedendo, ma sto parlando a te! Come ah! Spero che questo video vi abbia fatto fare 4 risate, mettete like se vi è piaciuto, lasciate un commento sotto e vi saluto tra 3, 2, 1.